Oggi parleremo di un grave problema che affligge la maggior parte della popolazione mondiale. Torna ciclicamente ogni anno a danneggiare la vita di miliardi di persone. In molti fanno particolarmente fatica ad affrontare questa situazione. Stiamo parlando dei freddolosi, categoria di cui io faccio parte. Hello darkness, my old friend. Ma mi ritengo molto fortunata perché ho avuto l'opportunità di conoscere il dottor Philip Hausen, massimo esperto della sopravvivenza invernale. Laureato alla Penguin University della Groenlandia e professore di tecniche di sopravvivenza al freddo all'Università della Lapponia. Abbiamo l'onore di averlo con noi come ospite nel video di oggi. Grazie professore per essere qui con noi oggi, so che è molto impegnato visto le temperature molto basse in questa stagione. Ha qualche consiglio per noi freddolosi di tutto il mondo? Grazie per questa opportunità che mi dà. Vorrei sottolineare il fatto che anche io ero un freddoloso anni fa, quando ero giovane. Ed è proprio per questo motivo che mi sono specializzato in questa materia che non si caga proprio nessuno. Quindi quali sono i consigli che ci può dare? Allora, prima di tutto vorrei consigliare il letargo. Cioè, se vi è possibile, non uscite mai da sotto le coperte, a meno che non abbiate estremo bisogno di cibo o acqua. E in tal caso come si procede? Bisogna alzarsi dal letto ricoperti di vestiti e coperte, e vari strati, 2 o 3 coperte invernali e 3 o 4 vestiti, strati di vestiti, il cosiddetto metodo di vestito. Cipolla, vedo che cipolla. È ferrata. Sì. Altro consiglio, passate le giornate a guardare Netflix dal tepore del vostro letto. Altro consiglio è, nel tragitto da un punto all'altro della vostra casa, abbracciate i termosifoni. Cioè, ottimo consiglio. 5-10 minuti ogni termosifone. Così manteniamo il calore. Esatto. Anziché metterci 10 secondi, ci metterete più o meno un'ora. Cioè, ci hai messo un'ora per andare dal letto al frigo e quando sei lì come fai a prendere il cibo? Cioè, è freddo il frigo. Cioè, la temperatura... Posso capire. Pochi gradi. Allora, prima di tutto... vi consiglio, se avete la possibilità, di spostare il frigo vicino al letto. Ottimo consiglio, non ci avevo mai pensato. Ma mai? Mai? Perché c'è questa usanza di tenere il frigo in cucina. Cucina? Voi in Lapponia dove lo tenete il frigo? E noi in Lapponia non abbiamo il frigo, cioè è un freddissimo. Non ne avete bisogno? No, lo tengo sul pianerottolo di casa. Ok, a posto. La roba da mangiare nel frigo, non c'è il frigo. Non c'è niente da ridere. Scusi. È un argomento serio. È serissimo, sì, serissimo. Comunque, prima o poi sarete costretti a infilare la mano e il braccio dentro al frigo. Tutti i cibi saranno freddi gelati. Quindi prendete una pentola e scaldateli. Non dovete ingerire cibi o bevande che abbiano meno di 300 gradi centigradi. Quindi sarebbe meglio scaldare la birra, lo yogurt, le sode, tipo, non le uova sode, ma... tipo la Fanta, la Coca-Cola, la Sprite, esatto. La limonata, esatto. Quelle cose lì, ok. Ma professore, non possiamo mica passare tutte le giornate della stagione invernale a letto. Ma no, ovviamente. Dovremmo alzarci prima. Certo. Potrete alzarvi, fare 2 passi e andare sul divano. Sul divano dovrete sempre mantenere quel teporino che avevate a letto. Poi che altri consigli ci può dare per la vita quotidiana proprio? La vita quotidiana. Non uscite mai di casa. Ovviamente ci sono persone che devono andare a scuola. A lavoro. Fare i bisogni al cane. Esatto. O al gatto, il pappagallo. Quindi? Poveri sfortunati. Come facciamo? Dovrete uscire di casa. E che cosa dovrete fare per non morire di freddo? Di freddo? In assenza di coperte dovrete indossare questi vestiti. Mm. 2 canottiere. 2 magliette della salute. Queste magliette e queste canottiere sono obbligatoriamente da
infilare nei pantaloni per evitare varie ariette fredde sulla zona pancia. Esatto, perché potrebbero portare a sconvenienti emergenze. Esatto, violente. Non entriamo nel dettaglio, no, perché stiamo meglio così. Dopo ci censurano il video. Poi una t-shirt bella grossa, una maglia a maniche lunghe. Io sono molto affezionato agli anni 90, inizi 2000, quindi inverto l'ordine. Cioè metto prima la maglia a maniche lunghe e dopo la t-shirt bella grossa. È un look? È un look, un po' datato. Poi una camicia a quadrettoni di flanella, più spessa di un tavolo in legno massella. Tipo veri boscaioli. Veri boscaioli. Veri boscaioli. Però non girate con l'accetta. Hashtag veri boscaioli. No, scusa. Sopra la camicia un felpone con tasca anteriore, in modo da scaldarvi le mani quando ne avete bisogno. Certo. Infine, giaccone così spesso da farvi sembrare l'omino Michelin. Quindi siamo arrivati a numerosi strati. Esatto. Molti, molti strati. E questa era solo la parte superiore. Esatto. Poi c'è la parte inferiore. Okay. Perché non si può uscire in mutande. Eh no, perché se abbiamo fatto tutti questi sforzi nella parte superiore, dovevamo farli anche in quella superiore. Cioè, inferiore. Inferiore, inferiore, superiore, inferiore, superiore. Ha un po' le idee confuse. Sì. Parte inferiore del corpo. Ok, mutande. Io ad esempio non le metto. Ah, ok. Calzamaglia. Ok. Anche i maschi? Beh, ovvio. Siamo oltre. Ovvio. Questa... Ok, ovvio. Non mi interessa a me se sono vestito da donna o da uomo. A me interessa non morire al freddo. Giustizia. Non fa ridere. Non fa ridere. Io ho passato la vita a studiare questo argomento. Ok. Ecco, baciare un'altra persona potrebbe scaldarvi il cuore. Poi ovviamente le calze. Quante calze? Un paio, un paio di calze bastano. Un paio, ok. Sto scherzando ovviamente, avete capito la battuta? Un paio di calze bastano. No, no. Torniamo seri. Due o tre paia di calze, di seconda di casi. Ok. Poi, pantaloni del pigiama. Pantaloni della tuta, pantaloni normali, o jeans, quelli, certo, che sono da scaldare per una quindicina di minuti, certo, sul termosifone. Che torniamo, torniamo sempre lì, il termosifone, uno strumento fondamentale della sopravvivenza. Manca infine lo scarpone da montagna, o il moon boot, se non mi vergognate, perché ovviamente se da voi non nevica... Cioè, sì, con il moon boot è un po' eccessivo, forse. Però io lo farei. Ultimo consiglio: certo. Gli accessori da indossare sempre. Mm-hmm. Cuffia. Cuffia. Io uso questa cuffia in ogni momento della giornata. Ogni momento? Ogni anche momento quando della fa giornata. La doccia. Quando faccio la doccia, ovvio, uso questa. Sciarpone e due paia di guanti. Ok. Yeah. Grazie tantissimo, professore, per essere stato qui con noi oggi. La ringraziamo tantissimo dei preziosi consigli che ci ha... Sì? Dimenticavo, io adotto un'altra soluzione. È sicura di volerlo sapere? Sì. È uscire dentro un sacco a pelo, saltellando qua e là, così intanto riscaldate un pochino. Esatto. Vi ringrazio, la ringrazio per aver dato la possibilità di partecipare a questo programma e di divulgare le tecniche di sopravvivenza al freddo. Sì. Spero che i miei consigli ne siano stati utili. Sicuramente. Sicuramente, speriamo. Bene, allora però per questo segmento finale devo farle togliere la cuffia e fargli mettere un altro tipo di cappello. Che cosa sarebbe? È un evento troppo importante per me! Non tolgo la cuffia da anni! Avete decapitato un elfo? Sì, sono i suoi vicini di casa questi. Infatti, questo qui lo conosco. Come si chiamava? Bob? Gianni. Ah, e io si chiamava Bob. Era un elfo di Babbo Natale, va bene? Sta benissimo, professore. Ok, quindi cosa facciamo? Gli auguri di Natale?
Tanti auguri di Natale! Tanti auguri di Natale! E buone feste! Auguri di Natale! C'è un diventato cinese! All'improvviso! Tanti auguri, buone feste a tutti voi e spero che le passiate chiusi in casa, al caldo, sì. Con tante candele accese, tutti i termosifoni al massimo, così potete abbracciare tutti. Tenete il camino acceso se ce l'avete e fregatevene di Babbo Natale, al massimo si sbrucciacchia un po' lì dietro. Buone feste a tutti, grazie. Ciao, iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video e niente, ci rivediamo. Attivate la campanella per le notifiche. E mi raccomando, ci vediamo la settimana prossima su questo canale.